E buonasera, ben ritrovati. Ultimo appuntamento con i numeri della settimana con Tipstop, 18ª giornata di campionato. 4 sfide da analizzare e vado subito a presentarvi il mio compagno di viaggio di oggi, Ivan Fusto. Buonasera, ben ritrovato. Ben ritrovato, Romina. Da quanto tempo? Da una settimana. Sì, da una settimana. Lunedì ti sono mancato molto, un po', lo so, sì, anche perché sì. Cisco so che non voleva più venire. Ha detto: se non viene Ivan non vengo neanche io. Allora, come mai? Mi sono dovuto presentare. Mi sono alleato con Ivan e quindi è così. È vero. E allora, visto che hai già svelato il nostro Cisco, ti saluto. Che Cisco, novità. Ben ritrovato. Che novità. Sei in studio con noi oggi e di fianco a te però è tornato dopo tanto anche Bover con il suo nuovo nome. Come stai? Ciao Romina, tutto bene. Sei felice di essere qua a Milano con noi? Ogni tanto ci fai qualche sorpresa, ne siamo contenti. Tanto, senza dire nulla. Bravo, allora siamo pronti, dobbiamo solo salutare l'altro vostro compagno in collegamento, il nostro Boombet. Come stai? Ciao Romina, tutto bene come sempre. Mamma mia. Saluto Francesco che non vedevo da tanto. Francesco sarebbe Bover, giusto? Sì. Infatti. Poi dovevamo svelare l'arcano dell'altra volta. È vero, no? Non l'abbiamo tanto mai. Tanto lo può dire. Lo possiamo dire? Sì, lui sì, lo deve lui dire. Lui lo deve dire, certo. Dopo però, non subito, scusami, un attimo, aspettiamo, facciamo ovvio. Prima ma le presentazioni ufficiali. Ho buttato prima. L'amo, così si crea un po' di hype. Bravo, e rimangono collegati. Bravo, Cisco, bravo. Sì. Allora, oggi è venerdì e abbiamo il nostro uomo del venerdì, il nostro Vittorio De Gaetano con i numeri di Admiral Yes News. Come stai, Vittorio? Ciao Romina, tutto bene? Un saluto a tutti. Ciao Vittorio, ben ritrovato. Manca solo il tuo amico, nemico, compagno di merende, il nostro prof de proof, però per il momento non è disponibile la linea, quindi tra pochissimo proveremo a ricollegarci con lui. Direi di iniziare, se sei d'accordo, Ivan Fusto, con l'angolo comparazione quote, la nostra prima sfida della 18ª giornata di campionato in questione, proprio Salernitana-Inter, stasera alle 20.45. Cosa diranno i numeri? Allora, i numeri sicuramente, Romina, sono a favore dell'Inter e lo stiamo vedendo anche dalla comparazione quote, abbastanza sbilanciata come sfida. C'è poco equilibrio, ma era facile anche ipotizzarlo con i nerazzurri che sono primi in classifica. La Salernitana, al contrario, invece continua a navigare nei bassi fondi. Tra l'altro, veniamo da una settimana assolutamente negativa per la Salernitana, visto che c'è ancora il caos legato alla cessione della società. Si era ipotizzata anche una possibile esclusione della formazione campana da questo campionato. Al momento sembra esclusa questa ipotesi, però insomma, di sicuro non è un ambiente fantastico quello che vedremo stasera, credo anche da parte dei tifosi all'Arechi. L'Inter ha una grande chance, quella di allungare, in vista poi delle partite delle altre che si disputeranno tra domani e dopodomani, la quota del 2, come abbiamo visto, è abbastanza bassa in comparazione, 1,20 ad esempio per Sisal Match Point. Io non so se tu vuoi iniziare ad analizzare oppure, dato che è venerdì 17, vuoi presentare la disgrazia che si è appena palesata qui. E finalmente si è collegato con noi il nostro prof The Proof, con già un cartellino verde in mano, quindi fa ben sperare forse stasera. Ciao prof, come stai? Buonasera, beh, cosa posso dire? Mi duole salutare il tuo compagno di viaggio Ivan Fusto, però ti posso dire, Ivan, che il prossimo venerdì 17, se non erro, sarà a febbraio 2023, quindi puoi stare sereno. Saluto tutta la combriccola, visto che c'è uno nuovo. Ma non è uno nuovo, è sempre Bover, solo che ha cambiato nome. E adesso dobbiamo chiamarlo così, tra l'altro l'hanno appena detto, si chiama anche Francesco, quindi abbiamo... Ho tre nomi. Tra tre l'altro, nomi. Ma cosa vuol dire Bover? Ti posso mettere nel presente? Cosa vuol dire? Cioè? Lo diciamo dopo, nella seconda parte. Questo è l'hype. Infatti, dobbiamo creare l'hype, prof. Non diciamolo subito, scusate se vi interrompo, ma io vorrei occuparmi di pronostici, se è possibile, anche perché siamo qui per questo. Quindi da chi vuoi iniziare, Ivan, con il pronostico? Da tradizione io farei aprire come al solito la puntata a Boombet. A Boombet, vai Boombet. Allora Ivan, come dicevi tu, la comparazione quote fa capire che la partita stasera è abbastanza scontata per quanto riguarda i risultati. Infatti si affrontano Inter e Salernitana, che sono la prima e l'ultima in classifica. Oltre a questo, l'Inter è in uno stato di forma eccelso. Io ho visto la partita domenica allo stadio contro il Cagliari, ha vinto 4-0, una partita che poteva finire 7-8-0, perché
l'Inter veramente con Inzaghi sembra aver addirittura migliorato il gioco che aveva la scorsa stagione con Conte. La Salernitana invece sta attraversando un momento difficilissimo, è una squadra che fa fatica a segnare e sta perdendo quasi tutte le partite, quindi andare sul 2 non avrebbe senso. Secondo me è una partita in cui ovviamente sarà l'Inter a condurre il gioco e potrebbe ottenere tanti corner in più rispetto alla Salernitana, quindi per trovare una quota di valore si potrebbe andare sugli over dei corner o anche sull'handicap dei corner a favore dell'Inter. Quindi secondo me l'Inter otterrà tanti corner in più rispetto alla Salernitana, magari faticherà nello sbloccare il match, ma secondo me vincerà questa partita con i risultati di 0-2 o 0-3. 0-2-0-3 i tuoi risultati esatti, Bumbet. Allora andiamo prima da Bover, facciamo gli onori di casa, prima gli ospiti, tanto Cisco è di casa praticamente. Certo. Qual è il tuo pronostico? Sei d'accordo con Bumbet? Sono d'accordo pure sul discorso di Inzaghi. Infatti a me quest'Inter di Inzaghi diverte più dell'Inter di Conte. Sta di fatto che, a mio avviso, questa partita l'Inter la vincerà proprio a goleada. Cioè, la quota più di valore che ho trovato è stato 2 parziale, 2 finale, più over 2.5. Infatti secondo me il match finirà 0-3 oppure 0-4. 3-0-4. 0304, lui invece aveva detto 0203, quindi dai, più o meno ci siamo d'accordo. E allora sentiamo il pronostico di Cisco. No, io parto con la statistica che la Salernitana contro l'Inter in casa non ha mai perso e l'Inter non ha mai segnato. Cosa vorrà dire? Secondo me nulla, però era una statistica comunque da no, vabbè, certo. Però per quanto mi riguarda, l'Inter vincerà a mani basse, collegandomi al discorso di Bumbet, è la squadra che più di tutte è presente nell'area di rigore avversaria, quindi potrebbero esserci tanti calci d'angolo. Prof, lo so che quel cartellino è per me, però me lo merito. E quindi vi dirò, l'Inter vincerà questa partita 0-3, non subirà gol, farà tanti calci d'angolo e potrebbe già chiudere nel primo tempo. 0-2 primo tempo, 0-3 finale. Diverte l'Inter, anche se era molto semplice essere più divertente rispetto a quella dell'anno scorso, dove si chiudeva a riccio e ripartiva. Però vabbè. Però non ho capito il pronostico, qual è? Oh, no, 0-3 risultato esatto. Okay. 0-3, quindi dai, siamo in linea praticamente. Questo 0-3 che torna ancora. Allora chiediamo ai vostri superiori, partiamo dal prof, non abbiamo video oggi, quindi nessuno ha fatto i compiti a casa, quindi prof puoi andare tu con il tuo pronostico per Salernitana-Inter. Ma cioè, Vittorio c'è? Vittorio c'è, l'abbiamo salutato prima di riuscire a fare il collegamento con te, quindi non siete riusciti ancora a salutarvi ufficialmente, ma potete farlo, siete liberi. Come professore, aperti. sono qui per te. Ciao grande Vittorio, ciao! Cosa gridi? Non gridare, però. Ah, scusa. Mi faccio prendere un po' dall'entusiasmo, grazie. Ho visto, meno e male. Poi ho qualche messaggio per te, Vittorio. Stanno già arrivando tantissimi messaggi. Comunque, parlando di cose serie, Salernitana-Inter, ha ragione Cisco. I due precedenti sono datati. Uno, 1947. Assolutamente, spesso, quasi sempre. Però i precedenti sono uno datato 47, che credo non ci fosse neanche Power, e quindi già capite bene che era, cioè, un'era assolutamente arcaica, e l'altro 99, dove perse anche lì senza fare gol. Io credo che adesso sarà goleada, può essere da 0-3, avete ragione. Mi aspetto un bel gol di Sanchez. Quindi mi proverò il 2 più Sanchez. 2 più Sanchez. E noi coglieremo questo assist sui marcatori tra pochissimo. Prima però andiamo a sentire allora a questo punto l'ultima parola, quella di Vittorio De Gaetano, con le statistiche di Admiral Yes News. Chissà da che parte stanno. Allora, avete detto bene che non ha mai perso la Salernitana, ma bisogna dirlo ancora meglio, secondo me. Ha sempre vinto. Poi quanto conta? Zero. Perché i due precedenti, quelli citati, quelli del 48 e del 99, la Salernitana li ha vinti entrambi, quindi non solo non li ha persi, ma li ha vinti tutti e due. Ora, rimanendo invece al contesto attuale, abbiamo verificato che la Salernitana non ha mai fatto gol nel primo tempo da quando è arrivato Colantuono.
Ora, per carità, anche prima di Colantuono non è che chissà quanti gol avesse fatto prima, però la curiosità è che proprio è a zero assoluto come numero di reti realizzate nel primo tempo, quindi un tempo praticamente perso, si potrebbe dire, con questo gioco di parole ogni volta che la Salernitana scende in campo. Certo, giocarci contro l'Inter oggi sarà difficile che proprio oggi possa sbloccarsi questa statistica. E noi però vogliamo provare a essere un minimo di azzardo, diciamo, su questa sfida proprio sul primo tempo. A questo punto, giocandoci un approccio magari un po' diverso dell'Inter, che potrebbe dare davvero per vinta la partita senza nemmeno giocarla, e invece magari trovare una reazione di orgoglio della Salernitana e del proprio pubblico, che oggi a mio avviso sarà veramente presente in massa. E allora magari un inizio leggermente più sofferto ci potrebbe pure stare, come accaduto anche in Salernitana-Napoli, che è l'altra partita che a Salerno hanno vissuto in maniera fortissima, che a fine primo tempo era 0-0. Quindi noi ci proviamo, X primo tempo. X primo tempo per il nostro Vittorio. E allora cogliamo l'assist in ritardo del prof per andare a vedere chi sono i marcatori nell'angolo comparazione quote, o primo marcatore, chissà se la grafica tra poco ci svelerà e quali sono eccoli i nomi. Qua. Eccoli. E li vediamo, i nomi sono Simi da una parte e Lautaro Martinez dall'altra. Parliamo di primo marcatore, anche se Lautaro Martinez potrebbe anche non partire dal primo minuto. Le ultime indiscrezioni danno Alexis Sanchez titolare a fianco a Dzeko. Comunque Lautaro potrebbe poi entrare dalla panchina. La comparazione di Simi è molto interessante, visto che siamo addirittura a quota 15, qualcosa di più addirittura per Fantasy Team Sport Italia Bet. Per Lautaro Martinez invece, come stiamo vedendo, una quota che si avvicina al 4 come primo marcatore. Tra l'altro, per rimanere in tema Inter, oggi è arrivata la notizia della risoluzione contrattuale proprio con Christian Eriksen, che termina dunque la sua avventura in Italia. Insomma, era una notizia nell'aria, anche perché il defibrillatore che gli è stato impiantato dopo quello che è successo all'Europeo non gli permette di proseguire la sua carriera in Italia. Adesso staremo a vedere che novità ci saranno sul futuro del danese, che può in alcuni paesi continuare a giocare. Questo un po' per chiudere anche il cerchio su ciò che riguarda i nerazzurri. E questa invece è la comparazione sui marcatori. Non so se vuoi fare un rapido giro. Dai, facciamo un giro marcatori velocissimo. Bover. Gico. Io dico Sanchez. E Bumbet. Io dico Çalhanoğlu su rigore. Lo faccio solo per i ragazzi. Passiamo già alla prossima sfida. Dopo magari, se avanza tempo, faremo il giro marcatori anche con i superiori. Passiamo a Atalanta-Roma nel nostro angolo comparazione quote. Sull'esito di questo incontro, sull'1x2, vediamo se sono leggermente così. Beh, c'è questo uno che non ha diciamo che comunque era abbastanza scontato che l'Atalanta fosse favorita in questa partita, anche se comunque la Roma merita rispetto. È una Roma che comunque, quando è stata chiamata ad affrontare squadre molto in forma, eccezione fatta per l'Inter ad esempio con il Napoli, comunque ha dato una prova d'orgoglio importante. Vedremo che cosa succederà contro una Dea che però deve assolutamente continuare quello che sta facendo in campionato, anche perché sono 6 le vittorie consecutive. La formazione di Gasperini sta viaggiando assolutamente ad alti livelli e può impensierire l'Inter, e non solo per lo scudetto. È chiaro che in questa partita arriva molto favorita contro una squadra che però recupera qualche pezzo, perché recupera Mancini, recupera Zaniolo. Mourinho comunque ha vinto 2 partite su 2 nelle ultime 2 giornate, pur non giocando benissimo, considerando anche la Conference League. Potrebbe, secondo te, Cisco, magari fare un piccolo scherzetto la Roma? Tutti la danno sfavorita, con l'Atalanta che è in un momento di forma quasi imbarazzante, ma in positivo, insieme all'Inter, la squadra più in forma del campionato. Potrebbe esserci invece, al contrario, una partita magari un po' chiusa, in cui l'Atalanta, comunque la Roma, cercherà di tenere in equilibrio la partita fino all'ultimo. Allora, io non avevo visto prima d'ora la comparazione quote e sono molto, molto sorpreso. Cioè, io avrei dato una comparazione del genere ad un Atalanta Udinese, chissà. Quindi già così, per partito preso, io non giocherei mai l'uno dell'Atalanta a quella quota. Per me non ha assolutamente valore, anzi, a prescindere, andrei sull'X2, che sicuramente avrà un valore attorno all'1,90, 1,82. E fatta questa premessa, la Roma comunque dovrà fare i suoi punti. L'Atalanta, sì, conosciamo la macchina da gol che è,
però ne subisce anche altrettanti. E secondo me Mourinho questa partita non la perderà, non la perderà facilmente. Potrebbe scapparci un pareggio, però non escludo l'impresa a Bergamo, perché è anche un po' a sensazione. Quindi ti dico o 1-1 oppure la Roma vince con due gol esatti di scarto, quindi o 1-1 o 1-3. Entrambe però possono andare a segno. Entrambe a segno questa volta, prima invece non abbiamo dato scampo alla Salernitana. No. Va bene, Bover, vuoi replicare questo pronostico di Cisco? Io mi trovo d'accordo con Cisco. Sei d'accordo con Cisco? In parte, nel senso, è vero che l'uno dell'Atalanta non ha valore, però è anche vero che non vedo una Roma così favorita. Secondo me l'Atalanta ha veramente qualcosa in più e deve iniziare a macinare punti in casa. Anche perché è la miglior squadra in trasferta, ha fatto 5 punti in più dell'Inter, però in casa è l'11ª nel campionato. Quindi... E tre di queste vittorie che ha formulato in tutto questo campionato, ben due sono arrivate nelle ultime due giornate. A mio avviso questa partita la potrà vincere, non andrei però su un esito fisso, più che altro mi piaceva la singola di over 1.5 casa più over 0.5 ospite. Chi ha quota 2.27 nella comparazione quote la trovo parecchio interessante, secondo me la partita finirà 2-1 oppure 3-1. 2-1-3-1 hai detto? Sì. Beh, qualche gol quindi prevedi, un match divertente. Sentiamo se avrà da ridire qualcosa il nostro Boombet. Allora, condivido quello che diceva Mirko per quanto riguarda la comparazione quota. Infatti fa un po' strano vedere l'Atalanta contro la Roma 1.70. Però nonostante questo, secondo me, la squadra di Gasperini vincerà questo match, perché è una squadra che comunque dispone non soltanto di 11 titolari in forma, Gasperini può contare anche su giocatori in panchina in grado di fare la differenza, come Muriel o Malinowski, a seconda di chi partirà titolare. Quindi è vero che l'1-1.70 non ha valore, ma secondo me l'Atalanta vincerà questo match. Mi piacciono molto i risultati 2-1 e 3-1 che diceva appunto Francesco. Più che altro andrei sull'1 più multigol 3-5. 1 più multigol 3-5 hai detto. Chi è Francesco? Chi era? Scusami, prof. Ah, ok, Bover. Chi è Francesco? No, chiedevo. Bover che è il nuovo nome. Cioè, ora dobbiamo abituarci anche a Francesco, mi sembra un po' eccessivo. Ma io voglio cambiare nome. Un cambio alla volta. No, qua non si cambia nome. Teniamo tutti allora, i nostri nomi di battesimo. Grazie, perché sennò si fa confusione, già siamo in tanti. Prof, vai. Atalanta-Roma, come la vedi questa sfida? Allora, io ti posso dire una cosa particolare. L'Atalanta solo una volta è riuscito a vincere... 3 gare consecutive contro la Roma, ma correva l'anno 63-64, quindi forse Lee Power già era presente, però a parte lui nessuno di noi aveva già pensato a dare pronostici. Adesso è reduce da 2 vittorie consecutive, l'anno scorso virtualmente, perché era il 2020, ha vinto 4-1, e l'anno prima 2-1. Non lo so, questo 1 è molto molto basso. E se finisse 3-3, 2-2, 4-4? Beh, anche tu la vedi, la vedo una gara bella. Divertente, insomma, che vale la pena guardare. Provo l'over 3.5. Over 3.5 per te. Allora, vediamo. E basta. I numeri di Admiral Yes News sono sempre molto precisi, le statistiche ci danno sempre molti spunti di riflessione. Quindi andiamo a chiedere la parola finale al nostro Vittorio. Cosa ci dici? Queste due vittorie che ha citato il professore dell'Atalanta erano state caratterizzate dal fatto che però la Roma era passata in vantaggio, entrambe le situazioni con Dzeko. E allora da qui siamo andati a fare una ricostruzione al passato. Anche l'anno prima aveva segnato Dzeko addirittura 2 volte le prime reti, quindi 0-2, ma anche in quel caso la Roma non era riuscita a vincere. Andando indietro negli anni, vediamo che per 6 volte consecutive la Roma ha segnato il primo gol di questa sfida, ma solo in una circostanza ha vinto la partita. E quando 7 anni fa era stata l'Atalanta a segnare subito, ma per subito intendo proprio subito, perché l'aveva segnato al primo minuto, eccola lì che la Roma ha vinto 1-2. Quindi insomma, qui abbiamo già citato mercoledì sera il grande Alonso Canà, quindi qui è colpa del gol a freddo. Il gol a freddo, anche se lo fa la Roma in questo caso, e poi però non vince. Allora noi questa volta vogliamo pensare che l'Atalanta la vincerà la partita, ma senza dover ricorrere alla rimonta, ma segnando già da subito il primo gol della sfida, e quindi la combo consigliata è 1 più segna gol 1 Atalanta. Perfetto!
Certo, cos'hai da dire, prof? Hai da replicare qualcosa? Vedo che saluti con la mano, stai salutando no, qualcuno. No, pensavo al gol a freddo. Ah, lo quando prendi poi a passa Natale. Pruzzo, mister. Mister, no, da te questo non me l'aspettavo. Uno dei film che l'ho guardato almeno 214 volte. Così una poche? Cosa. Beh, riguardalo ogni tanto, mi raccomando. Mamma mia, capolavoro da Oscar. Un capolavoro da Oscar, lo guarderemo tutti allora. Nel frattempo però stiamo già guardando in grafica i nostri marcatori per Atalanta-Roma. Chi segnerà nel match in generale, Ivan? Beh, sono sicuramente due giocatori molto interessanti che possono andare a segno anche con discreta facilità. Da una parte Zapata, che è in uno strepitoso momento di forma, dall'altro Abraham, che invece è anche un po' sfortunato. Leggevo oggi una statistica sui pali e credo sia l'attaccante più sfortunato d'Europa per pali colpiti tra campionato ed Europa. Mi aspettavo una statistica da parte del prof, però non è arrivata. Era evidentemente impreparato su questo, però tra i due, almeno da quello che vediamo nella nostra comparazione, Zapata chiaramente resta il favorito, sia per il momento di forma dell'Atalanta, sia per il momento di forma proprio del colombiano. A quota 2 il gol in media del colombiano nel match, dall'altra parte siamo invece sul 3,50 all'incirca per l'ex attaccante del Chelsea. Guarda, abbiamo tutto il tempo di fare il giro marcatori, sempre partendo dalla mia destra. Bover, chi segnerà per te nel match? Toloi. Toloi per te, Cisco? Abraham. Bumbet. Io dico Zaniolo marcatore, che non segna in Serie A da luglio 2020. Ivan Fusto annuisce, d'accordo L'avrei con te? L'avrei detto anche io, anche perché Mourinho ne ha parlato in conferenza stampa e ha detto che può essere la partita di Zaniolo, per cui magari queste parole... L'ha stuzzicato pure un po', quindi... Sì? Sarà, vedremo se magari saranno di buon auspicio. Speriamo che non sia un altro film, scusi, chi ha fatto palo, perché sennò Abraham... Prof, dammi un nome. Jordan. Bene tu. E Vittorio. Io provo Pessina, anche se potrebbe non essere titolare, però invece secondo me chi? Questa partita la giocherà e segnerà anche. Cos'hai da dire? Messina? No, pensavo alla città. Pessina, perché ho l'audio Hai da Roma. Hai problemi di audio, prof. Che mi... Assolutamente, ma poi... Ma scusa, una domanda volevo farti, ma... Longari. Cosa c'entra adesso Longari? Se c'è Ivan Fusto e perché è passato a controllare. Secondo me accanto a Longari guadagna anche la tua professionalità, la tua bellezza. Guarda, sei proprio l'opposto di quello che dici normalmente. Se c'è Longari qui, guarda, di sicuro invece con Ivan splendo. Sì. Con Ivan non splendi, non è vero, sei cupa, io mi tengo volentieri tutta colpa Ivan di Ivan, è male. Io mi tengo volentieri Ivan Fusto invece al posto di Gianluigi Longari. Invece splende di più perché io sono più scuro, anche una esatto, questione di colori si vede di più colori, lei. Io bionda, lui moro, ma vuoi mettere, scusami, Cioè, due biondi vicini. Ma capito, ma che stanno qua, fratello, uomini e donne o altri? Vabbè, così giusto per parlare. Sì, però... Manca due minuti e dobbiamo andare a fare il break, però possiamo chiacchierare per due minuti liberamente, cosa che accade raramente. Quindi, sì, vabbè. Scusami se mi godo il momento, visto che siamo sempre di corsa, arriviamo sempre alla fine per dare la pausa, giusto? Quindi poi sentiti libero di spoilerare quello che dovevi dire su Bover, perché ti do un minuto e 50 secondi prima della pausa. Io proprio non devo dire niente. Hai detto che tu... Allora, vai, Bover, dici. Che devo dire, scusa? Cosa doveva dire? Ah no, il prof doveva fare la domanda. Ah vai, no, prof, prof, devi fare una domanda. Vai, è vero, l'hai detto la puntata precedente. Dai, un minuto e 30 secondi, vai. Ah, io ho una domanda, ma così in generale, eh? Vai. Non su Bover. E su chi? Allora, ho una domanda su Vittorio. Ma no, mi rifiuto, io ti metto i bip adesso, cosa devi dire? Ho paura. Non posso che... farla? Non lo so, dipende. Cioè, vorrei che tu me la mandassi in anteprima. Ho paura. Vai, vai, parla. Ti fidi? No, non mi fido, però ti fidi? Al massimo ti spengo l'audio. Bene, grazie. Fidati, fidati di me, fidati di me. Sì, guarda. Ciao Vittorio. Sì. Come mai non eri presente alla cena? Ma c'è dell'astio.
sei pessimo. Nei tuoi confronti. Sei pessimo. O non ti senti parte integrante del gruppo? Ma tu veramente? Michele da Avellino. Allora, ci sono 40 secondi di tempo, poi devo chiudere. Scusate. Allora, Vittorio, posso rispondere? No, Michele, io? La risposta è facile. Vai. La risposta è facile, Michele, perché il professore mi ha invitato per un giorno che era diverso da quello in realtà concordato. E quindi no, non ho trovato nessuno. Allora, Vittorio, la verità te la dico io. Il prof ha fatto questa battuta, ma si prende tutta la responsabilità per non averti mandato il messaggio e non averti detto quando eravamo a cena, ok? Quindi abbiamo deciso di rifare una cena solo in tuo onore, va bene? Se sei d'accordo, noi ti aspettiamo a Milano e la riprogrammiamo. Mamma mia, a breve. Romina, come okay. Ti arrampichi sugli specchi. Ma non è vero. Comunque, scusate, devo chiudere. Sembri l'uomo ragno, Spider-Man. Devo andare a nero, tan, prof, tan, se no tan, la regia tan. Mi sparano. Devo fermarmi qui, ma ci troviamo tra pochissimo. Vi aspettiamo, non mancate, a tra poco. Ed eccoci ritornati in studio, seconda parte dedicata ai numeri di Tipstop. Ancora due sfide da analizzare. Partiamo subito da Fiorentina-Sassuolo nell'angolo comparazione quote. 18esima giornata di Serie A con Ivan Fusto. Vediamo cosa dice l'1x2 secondo i nostri bookmakers. Da che parte penderà l'ago della bilancia per questa sfida? Facciamo un pronostico dei numeri? Beh sì, secondo me sarà una partita equilibrata. Facile, dici, no, pronostico. Secondo me è equilibrata invece. Eccola. Sì, leggermente favorita la Fiorentina, a favore della Fiorentina. Però sono due squadre che stanno facendo molto bene, Romina, in questo campionato. La Fiorentina ha anche passato il turno in Coppa Italia. È un Sassuolo che mette in difficoltà le big. Secondo me può esserci anche una partita abbastanza spettacolare al Franchi. La Fiorentina è lì, cercherà in tutti i modi comunque di prendersi un posto in Europa al termine della stagione. Il Sassuolo può, perché no, pensarci. Bover, Fiorentina favorita, vediamo l'1 a 1,90, però non è semplice contro il Sassuolo, che anche senza De Zerbi sembra non aver modificato insomma la sua natura di ammazza grandi o comunque di una squadra ostica praticamente per tutte. No, assolutamente. Infatti secondo me è una partita in cui potrebbe scappare anche il pareggio, nonostante la comparazione quote lo dia veramente alto. Sta di fatto che mi aspetto una partita spettacolare in cui ci sia sia un gol nel primo che due nel secondo. Da questa analisi voglio partire con un presupposto. Il gol più over 2.5 ci sta tutto, però nella comparazione quote secondo me non è abbastanza allettante. Viceversa, over 0.5 primo tempo più over 1.5 secondo tempo, secondo me è il pronostico più adatto, con risultati esatti 2-2 e 3-2. 2-2 e 3-2 per te, quindi risultati esatti. Cisco! No, sto guardando un po' di statistiche e vabbè, con un Vlahovic in forma sbagliante la Fiorentina può segnare almeno un paio di gol. Sarò breve, brevissimo. Bravo, non perché ti faccio gestacci. No, no, perché mi stai facendo i gesti, però... vi dico, multigol, 2-4 casa, può finire 3-1 o 2-2. 3-1 o 2-2? Sì. Beh dai, ci siamo ancora con Bover allineato. Andiamo da Bumbet per il suo, anche voglio sapere il tuo risultato esatto per Fiorentina-Sassuolo. Io invece vado su un unico risultato che anche per me è il 2-2. Perché la Fiorentina non ha mai pareggiato in campionato. Ah, è vero, è vero. E allora, anche tu 2-2. È lui, 2-2. 2-2 anche per Cisco allora. L'accendiamo, bravo okay. Bumbet. Cartellino giallo per chi, prof? Voglio un pronostico velocissimo perché abbiamo 10 minuti, mancano due sfide, il quiz e siamo tantissimi, vai. 1-2 più gol. Wow, 1-2 più gol il tuo pronostico. Addirittura contro il pareggio. Infatti, contro il pareggio. Vabbè. Beh, allora è facile. Il prof prosegue le serie. Secondo me invece a me Vittorio... non piace anticipare i ritardi. I no, ritardi... Ah, no. Vinco. Piaccio. Certo. Va bene, posso andare da Vittorio a sentire il pronostico per Fiorentina-Sassuolo. Romina, gol più over, 11 volte consecutive per il Sassuolo, che è qualcosa di rarissimo, ma non più così tanto perché negli ultimi 3 anni è già capitato per 3 volte ed è il record assoluto nella Serie A. 3 volte le squadre emiliane, Parma, Bologna e Sassuolo adesso, che è arrivato a 11. Il record assoluto è a 12 di gol più over. Guardate il Bologna però come si fermò
fermandosi appunto con un 1-1 con la Fiorentina. Chissà che non possa succedere la stessa cosa, 1-1 alla Fiorentina, che peraltro è il risultato che è, l'anno scorso si è verificato e che è stato, altra serie, che è diversa, che riguarda i 13 gol consecutivi del Sassuolo, 13 volte gol, e questo è il record della storia del Sassuolo. Insomma, tutto sembra portare a questo 1-1 con questi numeri qui. Quindi, siccome manca anche la X, come avete detto voi, e noi, a differenza del prof, ci piace invece proprio andarli a cercare i ritardi per spezzarli, andiamo sull'1-1. Andiamo di? 1-1. Comunque un pareggio anche per il nostro Vittorio De Gaetano, soprattutto per i numeri di Admiral Yes News. Vediamo velocissimi anche i marcatori per Fiorentina Sassuolo. Prepariamo già la grafica dell'1x2 invece per Milan-Napoli. Sì, andiamo a vedere i marcatori per quel che riguarda la sfida del Franchi. Ovviamente abbiamo messo Dusan Vlahovic, che è uno degli attaccanti più in forma del momento e diventerà anche uomo mercato a gennaio, visto la sua situazione con la Fiorentina, e anche in questo caso è favorito per segnare nel match, quota addirittura inferiore al 2 quasi per tutti i bookmakers. Dall'altra parte invece Scamacca, abbiamo messo a confronto le due prime punte di queste due squadre. Scamacca che nell'ultimo periodo sta facendo molto bene, dopo essere partito un po' a rilento in questo campionato. In questo caso la comparazione invece è vicina o leggermente superiore a quota 3. Berardi su rigore. Mi auguro a me Berardi. Anche per te. Va bene, scusate, non abbiamo tempo, dobbiamo volare a Milan-Napoli, domenica alle 20.45, li stiamo già guardando i numeri, eccoli qua. E questa è chiaramente la sfida più attesa di questo weekend, il piatto forte, perché giocano le due squadre che fino a qualche settimana fa erano in vetta alla classifica di Serie A, prima dell'insediamento dell'Inter, e sono chiaramente le due squadre che proveranno ad avvicinare il più possibile i nerazzurri, ovviamente aspettando il match di questa sera. Leggermente favorito il Milan dalla comparazione, come vediamo anche se al match point e Star Casino tutti quasi allineati, siamo sul 2.30 per l'uno dei rossoneri. Tante le assenze per il Napoli, che come vedete ovviamente è anche sfavorito sulla carta, visto che il 2 ha una quota vicina o superiore al 3. Queste sono partite che poi fanno storia a sé, no, Bumbet? Però in questo momento il Milan sembra avere qualcosa di più, non so se sei d'accordo. In realtà, come dicevi tu, Milan e Napoli sono partite benissimo, poi anche causa infortuni hanno un po' rallentato. L'Inter dovrebbe vincere oggi, quindi mettere pressione entrambe. Secondo me assisteremo a un match equilibrato. A me piace molto la X. Se dovessi andare a coprirmi un po' di più, andrei più che altro sull'X2, solo per il valore della quota. Vedo una partita da 1-1, anche perché il Milan ha fatto 1-1 con l'Inter, 1-1 con la Juve, potrebbe anche pareggiare 1-1 con il Napoli. E quindi torna l'1-1 ancora anche in questa sfida. Bover, per te Milan-Napoli? Allora, secondo me entrambe vogliono vincere, però entrambe non vogliono sbagliare. Quindi vado su una via di mezzo tra una partita spettacolare e una tattica. Multigol 2-3, generico, 1-1 oppure 2-1. Cisco. 1-1, 2-2. X dalla Puglia con furore. Io e Bumbet ci prendiamo la gloria. Addirittura, dalla Puglia con furore. Sentiamo da Genova invece cosa hanno da dire per Milan-Napoli. Qual è il pronostico, Ligure? Ah, io ti dico che il Milan non vince dal 2014 in casa con il Napoli. All'epoca finì 2-0. Ma gara delicata, il Napoli è reduce da due sconfitte consecutive, forse ritrova Zielinski. Per me il Napoli non la perde questa gara. La terza consecutiva è complicata, ti dico X2, potrebbe essere anche un X2 più gol, ma ho paura anche di uno 0-0 triste. X2 più comunque, gol potrebbe essere uno 0-0. Ho appena scoperto che io e Bumbe giochiamo contro al fantacalcio, quindi è guerra, più basta, guerra. Non è più coalizione dalla basta. Puglia, adesso c'è vita tua, morte mia, morte tua, vita mia. Va bene, Vittorio, per Milan-Napoli, quali sono i numeri di Admiral Yes News? Non vince dal 2014, era dicembre tra l'altro anche quella volta, e neanche nelle tre partite precedenti il Milan aveva vinto, il che vuol dire che una sola vittoria su 10 partite, che è un qualcosa davvero di stranissimo, diciamo, per il Milan in casa, che però al Milan è già capitato una volta, e pensate un po', contro il Napoli, era capitato a metà tra gli anni 70 e gli anni 80, quindi una sola vittoria in 10 sfide, però in 11... sembra veramente difficile secondo noi, quindi così, giusto per affidarsi a un qualcosa di cabala, perché da un punto di vista tecnico è partita davvero da tripla, quindi per cabala prendiamo l'1.
E allora grazie Vittorio, andiamo subito a vedere anche i marcatori per chiudere il giro anche di questa sfida della 18ª giornata, eccoli qua, Milan-Napoli. E abbiamo chiaramente messo Zlatan Ibrahimovic che proverà a trascinare il Milan verso la vetta della classifica, Milan che chiaramente non ha più l'impegno Champions League sulla sua strada, dall'altra parte invece Mertens, visto che Osimhen è ancora ai box e ne avrà ancora probabilmente per lungo. Il belga è sfavorito per sbloccare la gara, visto che vediamo una comparazione vicina all'8, addirittura 8,20 per Fantasy Team. Dall'altra parte invece Ibrahimovic sicuramente nettamente favorito, siamo intorno al 5 nella comparazione quota. E passiamo al nostro quiz finale, non abbiamo tempo di fare il giro marcatori, ci prepariamo per la prima domanda e parto come al solito da Bumbet. Quale sarà il risultato esatto di Atalanta-Roma? Bumbet. 2-1, 3-1. Cisco. 1-1, 1-3. Bover. 2-1 e 3-1. Il marcatore invece in Fiorentina-Sassuolo, Bumbet. Vlahovic, Berardi. Cisco. Vlahovic e Berardi. Bover. Vlahovic e Berardi. Ah, siamo d'accordo. Chi sarà ammonito invece in Salernitana-Inter, Bumbet? Giomber, prima scelta, Di Tacchio, seconda. Cisco. Gagliolo, Brozovic. Bover. Giomber, Gagliolo. 1x2, gol no gol oppure under over per Milan-Napoli. Cosa scegli, Bumbet? Gol. Cisco. Gol. Bover. Gol. E allora è il momento dei jolly. Quale hai scelto tu stasera, Bumbet? Atalanta-Roma 1 più multigol 3-5. Cisco. Io ho scelto Dumfries marcatore. In realtà ho fatto scegliere a mio fratello perché gli piace io. Ah sì? Sì. Quindi dobbiamo dare merito a tuo fratello se lo becchi. Va bene. Bover. Salernitana-Inter, multigol ospite 3-4. Perfetto, vediamo insieme le risposte anche degli assenti, come al solito ormai è un rito, vediamo anche le risposte di Power, di Sambuca, di Young Miss, di Nene Tips, abbiamo anche Gruppo Vincente, giusto, che è sempre qua, e mi sono confusa perché è Bover, l'altro è Superquota, giusto? Perfetto, ok, ce l'abbiamo tutti, il prof sta facendo la sua foto solita di rito, se la regia ce l'ha e possiamo dare una sbirciatina alla grafica della classifica generale dei nostri ragazzi, prima di chiudere velocissimi la guardiamo, nel frattempo inizio già a salutare il nostro Vittorio De Gaetano e do appuntamento a venerdì prossimo. Ciao Vittorio. Grazie, venerdì prossimo credo che saremo con l'albero di Natale, allora forse ti faccio allora gli auguri di Natale a te e a tutti quanti. Grazie Vittorio, tanti auguri di buone feste anche a te, allora un bacione grandissimo. Cosa ridi? Cosa ridi? Io ti vedo dietro quel cartellino rosso che ti stai spalmando sulla faccia. Ma è il 24, Romina! Vabbè, non è che ho calcolato, è il 24? È il 24! Ma mi vuoi far lavorare anche il 24? Ma magari andiamo in onda il 24, chi te l'ha detto a te che non ci siamo? Scusami, anzi ti convochiamo. Andiamo in onda lunedì dalle 17.30 alle 18.30. Come sei preparato? Sono emozionata, infatti ci vediamo lunedì. Ma io stavo dando appuntamento a Vittorio che viene solo il venerdì e ho detto come al solito ci vediamo venerdì prossimo. Ecco. Vediamo l'uno, Vittorio, l'uno. L'uno. Andiamo a cena l'uno. Vittorio, chiedi a me, non ti preoccupare. Va bene, grazie Bumbet, buon weekend, ci vediamo lunedì. Ciao Romina, ci vediamo lunedì. Ti sei ripreso dopo l'Islanda? Sì. Ti sei riposato? Sì, adesso? Sì, mi sono ripreso. Ah. Meno male. Esatto, sì, meno sì. Male. È abbronzato. È anche abbronzato, vedi. Ha preso l'aurora boreale, là, un po', come dire, colorito. Ha delle foto stupende, tra l'altro. Grazie, Cisco, ci vediamo lunedì anche per te. Certo. E grazie al nostro Bover. Torna presto a trovarci in studio, mi raccomando. Esattamente. E tu, vedi di non ci saltare. Sono. Ci sono, lunedì ci sono. Ti aspetto, ci vediamo lunedì. Qui in studio, mi raccomando. Grazie a voi per aver seguito il Tip Top, ma vi invito a rimanere con noi per proseguire la serata con la programmazione di Sport Italia.